Iniziamo, buon ascolto. E ora parliamo di musica. Questa serata la trascorreremo insieme vivendo la musica attraverso i secoli, con brani antichi popolari, brani classici e brani moderni, tutti eseguiti dalla piccola orchestra Volpone, con la partecipazione straordinaria di alcune voci soliste e di alcuni musicisti, ex alunni, alcuni dei quali sono ora professori. A presentare la serata, come nella migliore posizione, alcuni studenti. Un grande applauso per Lorenzo Michiel della classe Terza A. Davide Pontini della classe Seconda A. Rosa Paganelli. Gaia Martinelli. Olivia Ariadne. Della classe Seconda A. E Pietro Tartori della classe Seconda C. Buonasera e benvenuti a tutti al nostro consueto concerto di Natale, quest'anno in questa splendida cornice. Per favore, guardiamoci intorno e rendiamoci conto di cosa disponiamo in questa splendida corte rinascimentale. Ma vi immaginate se fosse vivo Federico e Battista Sforza? Chissà cosa avrebbero detto. Sicuramente avrebbero pensato che stiamo onorando il loro illuminato mecenatismo, dando spazio a giovani e promettenti artisti che daranno, lustro e gioia alla nostra città ducale nel periodo più magico dell'anno, ovvero il Natale. Nel Piccolo Principe c'è un passaggio che mi piace sempre rileggere ed è questo. Quando ero bambina erano le luci dell'albero di Natale, la musica della messa di mezzanotte, la dolcezza dei sorrisi a far risplendere il regalo di Natale che ricevo. Beh, ecco, stasera tra le luci di questa preziosa sala vi faremo ascoltare la nostra musica che darà splendore ai nostri giorni. Adesso la piccola Roberta Volpone inizierà la serata con la toccata del Trofeo di Monteverdi e a seguire un canto natalizio latino medievale di Pezzo del Fuori.
Cancellieri e Sonia Collani. Questo autore è colui che ha scritto anche la famosa
tu scendi dalle stelle e quando nasce Tenenza. Questa sera la piccola orchestra Borboni eseguirà una dolcissima Ninna Nanna Gesù, dedicata al nostro vescovo Don Sandro Salducci. Di Sant'Alfonso dei Liguori, ecco a voi per Mano dei Cieli. Thank you.
Billy Graham diceva che la musica ci insegna a vedere con l'orecchio e a udire con il cuore. Ecco, noi ascolteremo e vedremo il violinista Alessandro Rossi, nostro ex alunno, adesso solista professionista, che eseguirà l'aria sulla propria corda di Johann Sebastian Bach. Thank you.
Thank you.
aspetta lei, per questa coppia che prende la piace, tutti ci chiudono la porta al faccio. Quando si pensa al mandolino tutti dicono è chitarra, mandolino, spaghetti, mandolino. Oppure si pensa al mandolino, ah sì, la canzone napoletana. Certamente, la canzone napoletana è bellissima. Però il mandolino nasce prima della canzone napoletana e nasce prima anche nella musica classica. Vivaldi, che è morto nel 1741, ha scritto 3 concerti per mandolino. Uno di questi 3 per 2 mandolini e orchestra. Come tutti i concerti è composto da 3 tempi. Noi vi facciamo il primo e l'ultimo. Francesco Scaramuzzino al mandolino.
professoressa Camilla Cancellieri.
Tutte le feste sono belle, ma il Natale ha una tenerezza, una dolcezza infantile che ci prende tutto il cuore. Adesso ci faremo prendere il cuore da tre esecuzioni soliste di straordinari studenti della nostra scuola. Chiara Giovanni, Claudio Traverso e Sigra, le frutti dei bambini in tre. Gabriele Scarazzalegna al pianoforte eseguirà la danza della fata confetto dallo schiaccianucci di Tchaikovsky. Betty Riccardo al pianoforte ci farà ascoltare la danza ungherese di Bardo, accompagnato dal maestro Michele Donato. Thank you.
annuncerò un gruppo ai ragazzi per annunciare un po' il programma. Il professor Scaramuzzino e Via e Francesco, i miei figli, ci suoneranno un brano popolare breve. Il tema del cucigno, la solista, la Chiara Piergiovanni. Al palco.
concluderlo con una ballata del grande autore Fabrizio D'André. La piccola orchestra Volponi, arricchita da basso, batteria elettronica e tastiera, eseguirà una filastrocca popolare che racconta della bella Angiolina che dopo tanti dissapori riuscirà a realizzare il suo sogno, perché a Natale ogni sogno può realizzarsi. Il Fabrizio D'André, con le voci di Ginevra e